Dottore, facciamo un passo indietro a 2 giorni fa quando esce fuori la notizia dell'accordo Italia-Albania, le polemiche che ci sono state sicuramente nella giornata di ieri, smentite anche da un post del vostro leader, del vice premier Matteo Salvini. Non abbiamo nulla in contrario su questo accordo, non siamo stati colti di sorpresa, perché è un buon accordo. Sì, non capiamo quali possano essere le polemiche su questo tema, visto che comunque la direzione che ha preso il governo è proprio la direzione che aveva intrapreso lo stesso Matteo Salvini quando era al Viminale. C'è questo di questi accordi comunque che bisogna fare con gli altri stati per cercare di avere un aiuto, anche perché abbiamo visto che da parte dell'Unione Europea è solo chiacchiere, quindi poi se si fanno degli accordi l'Unione Europea poi non li rispetta, e quindi di conseguenza il fatto che ci sia stata l'Albania che abbia dato questa disponibilità è una notizia positiva per una migliore gestione dei flussi migratori e un aiuto al contrasto del traffico degli esseri umani, quindi dovrebbe essere accolta a tutti come una buona notizia. Non è una ballon d'essai come sostengono alcuni critici, hanno detto anche nella giornata di ieri, cioè questo è un accordo che andrà fino in fondo pur prendendo in considerazione un'intesa tra uno Stato ovviamente che aspetta da tempo di entrare in Europa. Può essere anche un precedente se poi andasse effettivamente in porto. Ma io penso che alla fine siano emblematiche le dichiarazioni del presidente albanese, il quale ha detto che c'è la piena disponibilità, visto che comunque l'Italia anche ha fatto anche tanto per l'Albania anche negli anni passati, di poter mostrare riconoscenza e dare una mano in un momento di difficoltà. Quindi penso che questo sia, poi che ci siano le critiche, qui il problema è che tutto quello che fa il governo per l'opposizione non va bene, questo metodo di pensare direi che non sta portando molto bene anche a tutta l'opposizione, quindi dovrebbero un po' cambiare registro loro. Grazie. Grazie a lei, arrivederci, buon lavoro. Grazie, senatore.